Sono Francis Hoffman, sono artista e sono stato selezionato per la Biennale Mediterranea 19 di San Marino. Presenterò due opere, sono fatte su juta, ho utilizzato vari materiali che di solito con cui lavoro, che è il caffè, in questo caso anche polvere di marmo. Il polvere di marmo ha un significato, prendendo in considerazione Mediterraneo, quello che implica Mediterraneo per le persone che lo attraversano e quello che è il marmo per quanto riguarda le lapidi, qui in Italy c'è questa connection. Invece per quanto riguarda il caffè, anche il caffè ha un suo significato, in questo caso qui il caffè lo utilizzo perché, come dire, il caffè in generale, il caffè che prendiamo qui al supermercato è un caffè che viene da tutti i paesi del mondo, dalle Filippine, perciò un dialogo con tutte queste persone qui. Lo trovo molto pertinente e quest'opera qui, fatto il caffè, all'inizio per le persone che hanno un background di una certa età, possono chiamarlo monocromo, però in verità non è monocromo, per me è un mappamondo. So questo caffè qui che viene toccato da tutte le persone del mondo, sì, è un mappamondo a livello concettuale per me. Le mie opere sono senza titolo perché mi viene subito da dire una cosa molto sciocca e balorda, perché no? But I will dare una spiegazione. L'idea è quella di lasciare persone che possono arrivare all'opera, lasciare che guardino l'opera in modo open mind, e soprattutto di innescare una specie di domandarsi, di generare una serie di questioni filosofiche osservando l'opera, ma una filosofia che scaturisce da se stessi, no? Perciò osservando, per esempio, questo monocromo qui di caffè, si domandano, è caffè, non è caffè? Magari se hanno qualcuno vicino, gli domandano, ma questo qua è caffè secondo te, no? Perciò si innesca questo... questo modo qui di dialogare, no? Che ormai ci manca ormai da moltissimo tempo, di riuscire a parlare, no? Face to face with people. E mi ha sempre interessato questa cosa qui, perché ho visto che qui si tende molto to live in kind of divided thing. La vita ormai qua ci impone questo. Come anche dicevo prima, anche l'architettura ci impone sempre, spostati di qua, non è che... So, trovo molto interessante il fatto che la persona è molto open mind and is free. Trovo che l'idea di dare un titolo dai più informazione sempre, ogni volta. L'idea è lasciare che le persone hanno tempo di ponderare, di comprendere esattamente quello che stanno osservando. E poi dopo, in un secondo caso, anche lo possono dare un titolo. Poi dopo, alla fine, quello che fanno. Cioè, anche se dai un titolo, lo danno comunque un loro titolo. So, it's fine. Questo è quanto.